Auto contro camion nella notte a San Giorgio in Bosco sulla Valsugana, muoiono due giovani. Chiara Maschio e Filippo Miotti, giovani amici uniti nel drammatico destino. Marostica dopo gli allarmi dei giorni scorsi, tutti in classe il primo giorno di scuola. Giallo sul corso per Ceramista 9, è stato cancellato, il sindaco chiederà chiarimenti. Dopo le foto Arva arrivano le minacce e le richieste esplicite, denunciato senegalese. Camion si rovescia, le pecore piombano sull'asfalto, a Ruana muoiono 23 ovini. San Giorgio in Bosco, dopo lo schianto, si riaccende la discussione sulla sicurezza della Valsugana. Buonasera telespettatori, come avete sentito purtroppo apriamo il nostro telegiornale con una tragedia avvenuta nella notte perché perdono la vita due giovani bassanesi. Lo schianto improvviso alle 2 di notte. Una macchina contro un camion, la carambola e le lamiere che si contorcono. A perdere la vita due giovani bassanesi, vite spezzate dopo una serata passata in compagnia nel Padovano. Le vittime sono Chiara Maschio, 21enne bassanese, e Filippo Miotti, 23enne di Marostica. Un altro giovane di 24 anni sta lottando tra la vita e la morte in ospedale a Padova. L'incidente sulla Valsugana, nel territorio comunale di San Giorgio in Bosco in direzione Bassano, all'altezza delle scuole. La Renault Twingo su cui viaggiavano si è disintegrata. Il camionista, illeso, ha raccontato di non essere riuscito ad evitare l'impatto. La dinamica dell'incidente è ora al vaglio dei carabinieri che cercheranno di capire come siano andate le cose. A dare l'allarme una signora svegliata dal botto. Si riaccende la polemica e la questione relativa alla pericolosità della strada. Ha sbattuto contro un muro che è un camion di quelli anche molto robusti, voglio dire proprio nel longarone davanti. Quindi insomma le condoglianze alla famiglia, sono due giovani, ecco, una ragazza e un ragazzo, quindi è un dramma che è successo ancora una volta su questa strada. Chiara la studentessa e Filippo l'ex cestista, allora conosciamo queste due vittime. Due famiglie straziate dal dolore, una terza con il fiato sospeso, due comunità, quelle di Marostica e quella di Bassano, che si stringono e si raccolgono a mamma e papà di Chiara e Filippo, 21 anni lei, 23 lui, e alla famiglia del 24enne che era in macchina con loro e che ora lotta per la vita. Chiara Maschio appartiene a una nota e stimata famiglia di commercianti nel comprensorio, studiava psicologia, i parenti la ricordano come una ragazza affettuosa, capace di ritagliarsi un ruolo dentro quella famiglia allargata di cui fanno parte anche i parenti più stretti. Filippo Miotti, 23 anni, un passato tra i banchi di scuola e i palleggi del basket, a Marostica lascia un grande vuoto. Tra i primi a esprimere vicinanza ai familiari, le istituzioni. Lo vedevo così, discorso veloce, lo ricordo quando era adolescente con questa testa bionda di riccioli, sempre pieno di energia. Non appena la magistratura firmerà il nulla osta, saranno fissate le date dei funerali, ultimi addii che si preannunciano già estremamente partecipati. Ora cambiamo argomento e torniamo sulla questione vaccini. Oggi primo giorno di scuola con obbligo per nido e scuola materna di presentare l'autocertificazione. Nel bassanese come nel marosticense tutti sono entrati in classe. Tra ieri sera e questa mattina è stata risolta la questione, fortunatamente, perché la mia prima preoccupazione è quella di garantire i diritti dei bambini, specialmente i minori dell'infanzia. Sul caso Marostica è stato sollevato un polverone per niente. Il dirigente dell'istituto comprensivo, Francesco Frigo, spiega che ieri sono state raccolte le ultime 18 autodichiarazioni sui vaccini e oggi tutti i bambini sono entrati regolarmente in classe. Nessuno, insomma, è rimasto in strada, i carabinieri non sono stati chiamati e l'apertura delle scuole materne di Ponte Campana e Pianezze è stata assolutamente regolare. La segreteria ieri ha lavorato fino a tardi, ovvero fino a quando tutti i genitori hanno consegnato il modulo per certificare la situazione vaccinale dei propri bambini. Non li avremmo lasciati fuori senza aver comunicato prima alle famiglie. Così la scelta dolorosa, comunque l'avrei fatto, perché io devo far rispettare la norma, per quanto possa essere pesante, ma dura l'ex, sed l'ex. Ma come la mettiamo con il diritto dovere allo studio e i genitori cosa ne pensano? I miei sono vaccinati, quindi non ho di queste. Quanti anni hanno i suoi figli? Uno 11 e l'altra 19. Per me è giusta.
giusta? Penso che sia giusta, sì. Penso che è una cosa buona, perché io ho vaccinato sempre le bambine e sono più sicura, tranquilla, che tutto va bene e non si ammalano. Secondo me i ragazzini comunque devono stare fuori, devono essere accettati a scuola, i genitori se la devono vedere con le autorità. Trilling sul corso di ceramica a 9, sentite. Il corso non si fa. Il corso non si fa e questo dispiace. Parte la scuola, si ferma il corso a 9. È giallo su un laboratorio di ceramica istituito tra le attività del liceo artistico, ma cancellato, a quanto riferisce la politica. Ed è subito bagarre. L'opposizione in consiglio comunale punta il dito. Si vada a depauperare un patrimonio storico, anche perché no, politico, culturale. Il liceo perde una grande occasione, una cosa negativa per l'amministrazione. 9 e la ceramica sono legate a doppio filo, un filo che a questo punto, al primo giorno di scuola, pare essersi spezzato. Noi abbiamo sempre cercato negli anni passati di dare prospettiva e di potenziare quello che può essere un liceo e soprattutto le potenzialità, le peculiarità. Questo sicuramente è una notizia che fa molto dispiacere e crea, penso, anche molto danno. Il sindaco annuncia di non aver avuto informazioni precise, ma solo informali. Da ciò che capisco, più che un indirizzo è una materia all'interno di un corso, però sarebbe sicuramente qualcosa da evitare, mi dispiacerebbe molto e soprattutto non capisco sulla base di quali valutazioni è stato fatto. Rimane da capire quali saranno i margini per salvare quel corso. Sto cercando di capire che cosa sta succedendo, chiediamo con l'assessore all'istruzione al più presto un incontro con il nuovo dirigente, proprio per capire se e per quale motivo questa notizia sia reale. Una vicenda che noi di Rete Veneta seguiremo nell'interesse della tradizione che contraddistingue un'economia e un tessuto culturale. Minaccia di pubblicare sui social foto hard di una conoscente. È stato denunciato un operaio 25enne per tentata estorsione. Dopo uno scambio di alcune foto hard con una studentessa, ha minacciato di divulgarle sui social se lei non avesse consumato dei rapporti sessuali con lui. Così un operaio senegalese di 25 anni è stato denunciato per tentata estorsione. La vittima è una 23enne del Bassanese, un'amicizia nata su WhatsApp. Lui insiste per avere gli scatti intimi, lei cede alle richieste e invia le foto. Da qui inizia l'incubo, il senegalese vuole assolutamente avere un rapporto sessuale, lei si rifiuta e così scattano i ricatti. Diffonderò sul web le tue foto, la minaccia, le renderò pubbliche e le manderò anche a tua madre. Un mese e mezzo di continue pressioni e così lei, esasperata, decide di raccontare la storia agli agenti del commissariato di polizia di Bassano. Dopo le opportune indagini, l'uomo è stato segnalato alla procura per la tentata estorsione. Il caso che vi abbiamo appena raccontato ci insegna che bisogna prestare la massima attenzione nel diffondere foto e materiale sul web. Ed è anche l'appello della Polizia di Stato che dice non fidatevi. Allora sentiamo. Si agisce con leggerezza, si divulgono foto soprattutto private, personali e magari come in questo caso con ritratti intimi e che si divulgono con facilità non rendendosi conto di quello che poi può succedere. Bisogna prestare massima attenzione, insomma. Certo, attenzione su tutto, mai fidarsi di nessuno e pensare anche un po' al dopo, non solo al gesto, magari allo scherzo, alla goliardia, ma pensare a quello che può succedere dopo aver fatto un gesto, perché purtroppo con i social network abbiamo imparato che non si riesce a tornare indietro e difficilmente si cancellano le cose. E andiamo a Crespano per la morte improvvisa di un runner. Un malore improvviso, probabilmente un infarto, è costato la vita nella prima mattinata, poco dopo le 7:20, ad un runner tra i 60 e i 70 anni che stava compiendo la consueta corsa mattutina. La tragedia si è consumata a Crespano del Grappa, lungo via Ceccato. Un gruppo di 3 ciclisti, sopraggiunti sul posto, hanno visto l'uomo cadere a terra. Subito è stato lanciato l'allarme al SUEM e nel frattempo i ciclisti hanno avviato le prime pratiche di rianimazione. Ma per il podista purtroppo non c'è stato nulla da fare. Profugo scappa e a Pozzoleone si scatena la polemica. Si inasprisce lo scontro tra la cooperativa che gestisce i profughi presenti a Pozzoleone e il comune.
Un giovane ventenne assistito fino a poche ore fa dalla cooperativa è sparito nel nulla. Ha fatto perdere le proprie tracce, non ha soldi né documenti. Secondo il sindaco Giada Scuccato e l'amministrazione, i responsabili della cooperativa non hanno comunicato nulla in merito alle misure di sicurezza avanzate per il recupero del ragazzo. Si sono limitati a scrivere che ormai è da considerarsi fuori dal progetto di accoglienza. Il sindaco, preoccupata, ha contattato la prefettura e i carabinieri di Sandrigo. Incidente a Roana, in mattinata un camion che trasportava pecore si è rovesciato. Camion si rovescia, pecore in strada, ne muoiono 23. L'incidente in via Gaiga a Roana alle 11:30 di questa mattina. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco di Asiago. Il rimorchio trasportava circa 240 pecore. Una parte della lamiera dell'auto articolato è finita sulle auto in sosta. Nessuna persona è rimasta ferita. I pompieri però hanno recuperato 23 ovini morti e assistito circa altrettanti feriti. Per questo sono arrivati anche i veterinari dell'ULS. Per raddrizzare il camion è intervenuta l'autogru dei vigili del fuoco di Padova. Le operazioni di recupero e assistenza delicate sono durate diverse ore. L'ULS Alto Vicentino è stata condannata dal Tribunale di Verona a risarcire la famiglia di un paziente morto in seguito ad un incidente chirurgico per oltre 1 milione di euro. Non onorando l'obbligo imposto dalla sentenza, i parenti si sono visti costretti a pignorare l'azienda sanitaria. La vicenda riguarda un 55enne di Schio morto all'ospedale a seguito di un intervento programmato per l'asportazione della tiroide. A costare la vita all'uomo sarebbe stato un drenaggio malfunzionante. E dopo gli allarmi dell'ultimo periodo a Bassano sono stati incrementati da parte delle forze dell'ordine. Controlli straordinari del territorio per l'antiterrorismo, ma non solo. La lente degli investigatori, soprattutto dopo gli allarmi dell'ultimo periodo, è puntata su Bassano. Ieri la polizia, in collaborazione con gli agenti della locale, ha messo in atto un servizio di sicurezza mirato a controllare in particolare i luoghi di ritrovo di possibili persone sospette. Gli agenti si sono mossi nella zona della stazione ferroviaria, ma anche all'arrivo degli autobus, all'interno degli internet point e in altri luoghi pubblici. 48 le persone controllate, 18 sono quelle risultate essere già note alle forze dell'ordine. E di sicurezza si occupa anche il nostro TG Linea Aperta di questa settimana, chiedendo a voi telespettatori: Bassano è una città sicura? Più vigili in strada e meno in ufficio? Quindi diteci la vostra opinione agli indirizzi che state vedendo in sovraimpressione. Mattinata tra gli studenti oggi per il sindaco di Bassano, per lui raffica di domande degli studenti, sentite. Quanto tempo sono in Amore Fonte? È stata una domanda da 2 milioni di euro. Allora, in teoria dovrò finire entro un paio d'anni. Perché un paio d'anni? Perché sono due lavori contemporanei. Il ponte, i cantieri e la sicurezza. Sindaco sotto il fuoco incrociato degli studenti questa mattina alle medie Bellavittis. Quali sono i problemi principali di essere un sindaco? Se ci sono riuscito io non serve ad essere il supereroe. Entusiasmo, ma anche timori e preoccupazioni e tensioni, e soprattutto la sveglia, quella sì che quando la scuola ricomincia è un problema. Un po' brusco svegliarsi di mattina presto, però ci si abitua. È stato bello rivedere tutti i miei compagni di classe di nuovo. È stato bello, divertente rincontrare tutti i miei compagni e anche i professori. Cosa ti aspetti di imparare in questo anno? Tante cose belle e divertenti. Il primo giorno di scuola è un'emozione per tutti, per gli studenti, ma anche per i docenti, per il personale e addirittura per i genitori. No, veramente tanto emozionante, forse di più per i genitori che per i figli, penso io. Forse per noi è ancora di più che per i nostri ragazzi, sì. Dormito poco, 4 volte la notte ci siamo svegliati, comunque siamo molto propensi, siamo molto felici. Un giorno capace di far commuovere addirittura i nonni. 4 ne ho io bambini, mi trovo da solo e devo portarli e venirli a prendere. Bello per loro, impegnativo per i nonni. Anno nuovo, scuola nuova a Cassola, o quasi. Gli
auguro veramente un buon anno scolastico, come ho detto ai vostri compagni, anche che riusciate non solo a studiare ma anche a divertirvi. È bello perché si vedono i cambiamenti che dopo 3 mesi sì, è più simpatico. Scuola nuova a Cassola, dove il comune ha messo mano ai serramenti e ai controsoffitti e al cappotto isolante. Quest'anno siamo in terza, quindi avremo anche gli esami ed è molto più confortevole adesso che prima sembrava più un'azienda. Fa venire più voglia agli alunni di imparare e abbiamo servizi migliori e è colorata. Un intervento cominciato proprio negli ultimi giorni dello scorso anno scolastico e portato a termine a ridosso dell'inizio. Hanno sostituito tutti i serramenti, che da soli sono 620.000 euro, creato solo i serramenti, con i bentati, quelli veri, insomma prima era una cosa veramente oscena, diciamo. Rimane la palestra da costruire, ma anche per quella, assicura il sindaco, c'è un progetto. Qui nell'area adiacente, qui a est, nell'area ex acquapark, diciamo, è già partita la gara per la progettazione definitiva della palestra e si farà la palestra che sarà la palestra di questa scuola. Insomma, tutto pronto quasi, visto che nelle caselle degli organici c'è ancora qualche tessera da completare. Stiamo purtroppo ancora aspettando la nomina di alcuni insegnanti che un po' ci blocca nella costituzione dell'orario, nella programmazione delle attività, ma speriamo che la cosa si risolva in breve tempo, insomma. E a Cittadella gli uffici del Tribunale chiusi nel 2013 avranno nuovi ospiti. Trasloco in corso. La Guardia di Finanza di Cittadella si trasferisce definitivamente dentro le mura e darà una seconda vita a Palazzo Scapin, che prima ospitava il Tribunale. La partita era aperta da tempo e lo scorso anno è stata trovata la soluzione definitiva. Da una parte il sindaco Piero Bon si è impegnato ad effettuare dei lavori di restyling, dall'altra il Viminale metterà i soldi per l'affitto. Il fatto fondamentale è che riaprirà una sede storica. Giudici e avvocati sono stati costretti a lasciare le aule di giustizia di Via Roma nel settembre del 2013 per colpa della spending review, esattamente come è successo per Bassano. Focus questa sera alle 21.15 con il nostro direttore Luigi Baccialli. Ci saranno anche Pietrangelo Pettenò, Morena Martini, Alberto Villanova, Antonino Pipitone, Dario Rotondi e Daniele Pellicciardi. Anche voi telespettatori potete dire la vostra opinione attraverso gli SMS. Ora vediamo che tempo farà domani. Io intanto vi ringrazio e vi auguro una buona continuazione di serata. Arrivederci. Le previsioni per domani. Nuvolosità in aumento nel corso della giornata, qualche pioggia verso sera, temperature più basse rispetto al giorno precedente, eccetto aumento dei valori notturni in pianura.